Ho iniziato il vertice USA-Cina in Alaska. Qual è l'obiettivo del summit e su cosa le due superpotenze si stanno scontrando? Ma intanto, come dire, il summit ha un significato in qualche misura simbolico sostanzialmente, perché è il ripristino di una strategia, diciamo così, in termini sul terreno della politica estera che la precedente amministrazione americana aveva modificato abbastanza significativamente rispetto al passato. E quindi con Biden si torna un po' alle strategie tradizionali, diciamo, in politica estera. Tra queste strategie tradizionali è il rapporto, diciamo, di privilegiato, non in termini benevoli, ma come appunto canale, diciamo, preferenziale rispetto ad altri canali, delle relazioni con il colosso, perché ormai è un colosso, almeno dal punto di vista economico, diciamo, pari a quello nordamericano, rappresentato appunto dalla Cina. Ed è bene che Cina e Stati Uniti riprendano a parlarsi, diciamo così, direttamente, soprattutto perché vi sono moltissime questioni che andrebbero affrontate e regolate, a cominciare ovviamente da quelle che si muovono sul piano strettamente economico, ma che in questa fase hanno sicuramente dei riflessi anche, per esempio, nel controllo della pandemia. E le questioni su cui cominceranno a parlarsi riguardano esattamente questo, sostanzialmente, il ripristino di alcune regole tese a salvaguardare da un lato ovviamente i profitti delle imprese statunitense e di aziende cinesi e dall'altro la possibilità che questi interessi abbiano comunque a cuore, diciamo, alcune questioni fondamentali collegate alla libera concorrenza, alla circolazione delle merci e dei capitali nel nostro pianeta. C'è un altro caso che tiene con il fiato sospeso in queste ore, il botta e risposta tra Biden e Putin, accuse reciproche durissime. Ma su cosa nasce questo scontro e che evoluzioni può avere? Ma là c'è una sorta di risentimento intanto di Biden e di tutto l'establishment del Partito Democratico nei confronti di Putin, accusato più volte di aver agevolato, comunque sostenuto dinamiche che poi hanno portato, diciamo così, alla vittoria di Trump, non alla sconfitta della Clinton, per la verità che come sappiamo aveva ricevuto un numero di voti comunque superiore a quello di Trump, ma comunque alla vittoria inusitata in quell'occasione di Trump. Nessuno lo accreditava, o nessuno dei poster, cioè dei sondaggisti e degli esperti lo accreditava davvero del successo, non si erano accorti di quello che si stava realizzando, si stava manifestando dentro la società statunitense, per cui avevano attribuito a Putin e ai suoi, come dire, ad alcuni soggetti, diciamo così, vicino a Putin, di aver innescato una campagna denigratoria nei confronti della Clinton che aveva agevolato la vittoria di Trump. Ma a parte questo, insomma, che fa parte un po' in realtà anche qua siamo come dire, sul terreno del ripristino di una tradizione, diciamo così, dal punto di vista delle relazioni internazionali, di un conflitto abbastanza aperto, diciamo così, nei confronti tra gli Stati Uniti e la Russia. La Russia, negli anni passati, diciamo così, è riuscita ad insediarsi in modo stabile, ad assumere una guida molto importante, diciamo così, ad assumere un ruolo molto importante in alcune aree del pianeta, in particolare nel Medio Oriente, anche beneficiando del fatto che in quelle aree gli Stati Uniti avevano un po' arretrato il loro coinvolgimento. Non è un caso che, come dire, queste accuse, diciamo, sia abbastanza importanti, diciamo, sì, abbiamo sentito anche la controreplica di Putin nei confronti di Biden, queste accuse abbastanza importanti, come dire, vanno connesse con l'iniziativa dell'amministrazione Biden di bombardare in alcune aree del Medio Oriente, insomma, nelle settimane scorse, che è una cosa, diciamo così, che gli Stati Uniti non facevano da tempo proprio perché in quelle aree si stavano disimpegnando. E quindi è una ripresa di interesse proprio nelle aree in cui la Russia invece aveva assunto un ruolo abbastanza importante. Tant'è che il primo avvertimento di Putin è stato: noi continueremo ad esercitare in alcune aree del mondo il nostro ruolo, piaccia o non piaccia agli Stati Uniti sostanzialmente. Quindi probabilmente lì il conflitto, come dire, un conflitto più specificamente geopolitico e come si riferisce ad un'area particolare del pianeta, cioè nel Medio Oriente.
in cui, per la verità, gli Stati Uniti sono adesso abbastanza in difficoltà dopo la presa di posizione contro l'Arabia Saudita, ma in termini di principi, perché di fatto, diciamo così, quelli che avrebbero dovuto pagare, cioè, le conseguenze di quella presa di posizione, di fatto materialmente non l'hanno pagato, perché non giudicano il blocco dei beni, eccetera, insomma, delle cose che avevano promesso e che poi in realtà non hanno realizzato, proprio nei confronti di coloro che erano stati considerati, stati esplicitamente considerati, diciamo sì, da Biden e dalla sua amministrazione, i responsabili della morte di Khashoggi, come si ricorderemo. Queste vicende, professore, che cosa ci possono dire, che indicazioni ci possono dare sulla politica internazionale del nuovo presidente degli Stati Uniti? Beh, la prima è rassicurante, e cioè che si riprende, diciamo sì, un ragionamento con la Cina, tendente a costruire, diciamo così, relazioni multilaterali, che era un po' la politica che aveva provato a realizzare, come ne sappiamo, Barack Obama nel corso del suo mandato, riconoscere che al mondo non vi è soltanto una potenza e che vi sono più potenze con le quali è opportuno ragionare e dialogare. Tra queste potenze vi è sicuramente la Cina, che ovviamente è una potenza economica, diciamo sì, comparabile a quella degli Stati Uniti, che sta espandendo la sua area di influenza, soprattutto nelle aree del mondo più disagiate, più lontane dal centro, e mi riferisco soprattutto al continente africano, ma in qualche misura anche, per esempio, anche se in modo meno plateale ed evidente, al Sud America. E dall'altro, questo è un fatto positivo ovviamente, c'è tutto un meccanismo, diciamo così, che riguarda relazioni cosiddette soft power, fondate sul governo dell'economia e in questo caso anche, per esempio, quel che riguarda la diffusione della pandemia, appunto sulla possibilità di accesso alle cure e ai farmaci, diciamo così, a difesa del contagio dal coronavirus, che potrebbe essere ed è necessariamente da condividere con delle potenze che hanno questi strumenti, la Cina in primo luogo e in qualche misura anche la Russia e ovviamente l'Europa in generale. Ecco, e questo è il primo elemento. Il secondo elemento, quindi multilateralità piuttosto che espressione della potenza degli Stati Uniti, soprattutto sul terreno militare, e in qualche misura la tentazione isolazionista, diciamo così, variamente espressa, diciamo così, dal presidente Trump. Dall'altro, ovviamente, c'è una ripresa, diciamo così, abbastanza muscolare, diciamo, di rapporti problematici tra gli Stati Uniti e la Russia, che ovviamente va nel solco tradizionale della contrapposizione della Russia in alcuni scenari come quello del Medio Oriente, ma che riguarda per esempio anche i rapporti con alcuni paesi, diciamo sì, dell'Europa, e quindi dell'influenza della Russia su alcuni paesi, in alcuni paesi europei, come possono essere anche alcuni paesi che in questo momento sono parte dell'Unione Europea, ma che in realtà non hanno mai smesso di avere rapporti privilegiati e particolari con la Russia. Anche su quello probabilmente ci sarà nei prossimi mesi qualche sviluppo ulteriore del conflitto, diciamo così, tra gli Stati Uniti e la Russia.